Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Marco Torchiano e lui è Fulvio Corno e siamo i docenti incaricati dei due corsi paralleli di sistemi informativi aziendali. Abbiamo chiesto a entrambi i corsi, a voi che seguite entrambi i corsi, di venire qui oggi perché il contesto e le vostre esperienze prima di questo corso sono abbastanza complicate, quindi richiedono di adattare il corso a quelle che sono le vostre competenze in modo da fare qualcosa di utile e non ripetitivo. Quindi l'informazione veloce è che i due corsi non saranno separati in ordine alfabetico, ma in base alle vostre competenze. Quindi questo spero risolva alcuni dubbi che molti di voi hanno espresso anche via mail. E quindi oggi vorremmo raccontarvi quali sono le motivazioni e le soluzioni che vi vorremmo proporre. Lascio la parola a Fulvio che vi illustra nei dettagli. Allora, mi doto di questo. Dunque, sappiamo che oggi siete stretti perché siete più del numero normale, ma saremo relativamente brevi, immagino, spero. Allora, tutto nasce da questo diagramma che riassume un sottoinsieme, temo, dei percorsi che vi hanno portati prima o poi ad arrivare in quest'aula al corso di sistemi informativi aziendali. Questo corso, pur nella breve vita di 3 anni del corso di studio di ingegneria gestionale come laurea magistrale, no, del nuovo ordinamento 270, ha già cambiato collocazione 3 volte. Nel senso che il primo anno era offerto come un corso a scelta al secondo anno, quindi di fatto il primo anno non è mai stato attivato perché era il secondo anno. Il secondo anno di vita della magistrale era offerto come corso a scelta al primo anno, per cui l'anno scorso ho avuto un mix di persone del primo e del secondo anno, e quest'anno, a partire da quest'anno, è un corso al primo anno obbligatorio per tutti, spezzato in due, mentre l'anno scorso invece, essendo facoltativo, non era spezzato. Quindi questo in genere già una serie di, diciamo così, transitori o gruppi di persone che hanno seguito il corso in condizioni diverse. Questo si moltiplica per i vostri percorsi precedenti, nel senso che una parte di voi arriva da ingegneria dell'organizzazione di impresa, è laureata, o per chi sta facendo l'anticipo è prossima alla laurea in ingegneria dell'organizzazione di impresa, altra parte di voi arriva invece da ingegneria logistica della produzione. Corsi che, con tutto il rispetto per entrambi, hanno una componente di tecnologia informatica molto diversa l'uno dall'altro, ma diciamo così, per scelta, per design, sono pensati esattamente per essere complementari da questo punto di vista. A questo punto capite che dovendo noi raccogliere studenti che hanno fatto 9 corsi di informatica, studenti che hanno fatto uno e mezzo, contando mezzo quello del primo anno, di cui ormai rimangono barlumi di ricordo, perché più o meno si riconosce qualche faccia, ma poi che cosa ci siamo detti allora io non ricordo, e a voi tanto meno. E quindi prendere tutte queste persone con percorsi diversi, e anche poi skill che si sono potuti affinare abbastanza diversi, e mettere insieme in un unico corso di sistemi informativi aziendali. Per noi il problema è stato che programma diamo a questo corso. In più, la cosa non è così semplice perché nel frattempo anche sulla laurea di primo livello è in arrivo la 270. E vabbè, a parte il fatto che si chiamano L8 e L9, è un complimento che ha inventato questo modo di distinguerle,
Facciamo due cose diverse che si chiamino nello stesso modo, è stato, credo. Ma a parte questa distinzione, L8 è il, diciamo così, l'erede concettuale di organizzazione d'impresa, e L9 è quella di logistica, e come programmi dei corsi sono molto simili a quelli che c'erano prima, con un'eccezione che per noi è rilevante, che nella laurea L8 il corso di sistemi informativi che avevate, che avete fatto organizzazione d'impresa, non c'è più. Ed è stato, diciamo così, spostato alla magistrale. Quindi, noi pensiamo che abbiamo di fronte a noi studenti che hanno già fatto un corso di sistemi informativi nella triennale. Fatto, superato, e se l'avete fatto gli ultimi 2 o 3 anni, l'avete fatto col professor Maurizio. Prima ancora c'era Paolucci, che teneva quel corso con un programma leggermente diverso, ma diciamo che stiamo andando troppo indietro probabilmente perché sia rilevante. Parte invece di voi non ha mai sentito parlare di sistemi informativi. L'anno prossimo, nessuno, in teoria, di quelli che arriveranno in corso, avrà mai sentito parlare di sistemi informativi prima, perché il corso è scomparso anche dall'L8. In realtà ci sarà ancora qualcuno, speriamo pochi, ma qualcuno che è in ritardo di un anno, e quindi avremo sempre un mix di studenti. Senza ancora citare il problema di persone che provengono da altri percorsi, perché sulla magistrale e gestionale c'è effettivamente un buon 10-15% di studenti che arrivano da altre facoltà del Politecnico o da altre università. E noi dobbiamo offrire un corso a tutti. Quindi i problemi quali sono? Essenzialmente sono due le grosse tematiche, no, su cui dobbiamo riuscire a conciliare le varie esigenze. Uno è che cos'è, a che cosa serve, come funziona, come si progetta, come si gestisce un sistema informativo all'interno di un'azienda. E questa è una conoscenza che riteniamo indispensabile per un ingegnere gestionale. Cioè, un gestionale non può uscire di qua senza sapere cos'è un ERP o senza sapere cos'è un sistema informativo. Alcuni di voi queste cose le hanno già sentite e quindi evitiamo di ripeterle. Altri di voi invece non l'hanno mai sentite, quindi è per noi essenziale e indispensabile che le sentiate prima di prendervi la laurea magistrale. Questo è un problema, diciamo così, transitorio, perché a transitorio esaurito il corso di sistemi informativi sarà questo, e non ci sarà più, non ci saranno più l'argomento non sarà più trattato nella laurea triennale. Poi possiamo discutere sul fatto che sia giusto o no, ma non è questa la sede. Quindi, però questo transitorio si esaurirà forse da 3-4 anni se nel frattempo non cambierà nuovamente il piano di studi. Ragioniamo a tempo costante. Poi c'è un altro, diciamo così, elemento di difficoltà, che è quello delle, io ho chiamato capacità o competenze informatiche, no? Che in realtà non si esaurirà neppure col transitorio, perché comunque ci saranno i due percorsi della laurea in gestionale di primo livello, che hanno, diciamo, un numero di crediti di tipo informatico diversi. E questo quindi, diciamo così, ci dà un input strutturale all'organizzazione del corso, di cui dovremo tener conto anche nelle edizioni future, no? Noi abbiamo cominciato a guardare a come potrà essere alla fine del transitorio, ma nel frattempo, negli anni, questo e il prossimo, intermedi, chiaramente faremo delle modifiche in più. E dopodiché, al di là di questi problemi pratici, quello che vorremmo riuscire a darvi è anche un po' una conoscenza che io ho scritto approfondita del sistema informativo, visto come strumento tecnologico, cioè come è fatto, come funziona, ma visto anche come processo per la gestione, la specifica, la costruzione, di quella che è sempre di più una parte importante in qualsiasi tipo di azienda, no? Anche se l'azienda produce quasi soprattutto, no? L'azienda produce, non so, viti o bulloni, comunque il sistema informativo per la gestione degli stessi c'è ed è essenziale. Quindi magari non ci interessa, non interessa a voi essere in grado di metterci le mani dentro come, diciamo così, progettista, programmatore, ma sicuramente nella fase di definizione, acquisto, specifica, eccetera, capire di che cosa si tratta è abbastanza essenziale. E quindi ci sono degli argomenti, giustamente, che sono comuni, no? Tra tutti i vari percorsi. Allora, per farla breve, il punto d'arrivo lo conoscete già, noi abbiamo cercato di evitare assolutamente delle ripetizioni, cioè molto brutto, oltre che sbagliato, farvi un esame in cui ci sono delle cose che per metà avete già sentito, ma nello stesso tempo non mettervi in condizioni critiche di dover seguire delle materie
per cui mi mancano i prerequisiti, no? Sto pensando alla programmazione. Non so se c'è qualcuno dell'anno scorso qua in quest'aula, l'anno scorso la situazione era molto diversa perché io avevo un corso a scelta, per cui avendo informato prima gli studenti ho detto guardate che il corso intende essere di natura abbastanza tecnica, quindi anche se provenite da logistica, se volete darvi da fare va bene, no, però è una scelta, questo è un corso obbligatorio, quindi non si può fare lo stesso tipo di ragionamento. E quindi se tendenzialmente cerchiamo di arrivare a quello che poi di fatto la facoltà ci chiede, che è quello di avere un corso unico diviso, diciamo così, per ordine alfabetico, al momento, no, visti questi transitori, non lo possiamo fare. E quindi siamo stati, non costretti, però da ingegneri ci siamo guardati e abbiamo detto una soluzione ci deve essere, no? Può piacerci, può essere esteticamente più o meno elegante, ma la dobbiamo trovare. E la soluzione che abbiamo trovato, ancora da affinare, poi vi accenno perché, è quella di dividervi informalmente, ma ufficialmente, non in base alla lettera del cognome alfabetico, così come siete divisi sul portale, ma in base al vostro curriculum precedente. Quindi sul portale in realtà rimarrete assegnati in funzione della lettera alfabetica. Ma quello che vi chiediamo è di seguire le lezioni e poi di sostenere l'esame secondo una divisione diversa che è quella che discutiamo insieme oggi. Di fatto la divisione è di questo tipo, chiamiamo 1-2 per comodità ancora i corsi, un gruppo di studenti seguirà quello che ho chiamato qua corso 1 blu con me, e svilupperò un corso di tipo più tecnologico, no? In cui si farà un pochino più di, diciamo così, programmazione, pertanto per essere semplici, per essere diretti. Mentre invece, e questo corso è pensato per coloro che abbiano già fatto nel proprio corso di studi un corso di sistemi informativi. In particolare tutti quelli che hanno fatto organizzazione di impresa. Oppure, non so se qua ci sia qualcuno dell'L8 che ha fatto l'anticipo, forse non ancora, però magari qualcuno potrebbe esserci grazie ai trasferimenti da altre facoltà, crediti. Le situazioni sono sempre complesse. Invece, per chi non ha fatto sistemi informativi, e quindi sto pensando a tutti coloro che hanno fatto logistica di produzione, seguirà il corso 2 con Marco Torchiano, dove verranno ovviamente affrontati e ripresi quegli argomenti che gli altri hanno già visto a sistemi informativi. Quindi, non è, per questo dicevo che la scelta è, diciamo, la divisione è ufficiale, non è opzionale, non scegliete voi, no? Perché non avrebbe senso per uno che arriva da logistica seguire il mio corso e uscire di qui senza, magari sapendo programmare un po' meglio o fare alcune cose in più, ma non avere idea di cos'è un sistema informativo dal punto di vista gestionale. Viceversa, non avrebbe senso neppure per chi ha già fatto il corso di Morisio andare a seguire il suo corso dove in buona parte sono ripetuti o ripresi gli stessi argomenti, no? Quindi, questa è la regola semplice. È una regola semplice e come tutte le regole semplici probabilmente non è esatta, non è precisa, perché ci saranno sicuramente delle casistiche a cui non abbiamo pensato, no? E quindi qua abbiamo scritto altre casistiche, cioè chi non si ritrova morbido, comodo, nella definizione 1, nella definizione 2, ci mandano mail e ci spiega, ma guarda che mi hai dimenticato perché io in realtà sono in queste situazioni. E noi cerchiamo, diciamo così, iterativamente di definire una regola che sia, diciamo così, oggettiva, chiara, ma che tenga conto di tutte le situazioni. Che, tra l'altro, come sempre succede, i corsi iniziano quando i carichi didattici sono ancora in evoluzione, quelli che vediamo noi sul portale sono un giorno o due in ritardo rispetto a quelli che voi compilate, quindi si naviga un pochino a vista, ma appunto vedendoci riusciamo a chiarire. Ecco, una parentesi per chi eventualmente avesse già acquisito la frequenza di questo corso nell'anno accademico precedente. Forse qua c'è qualcuno, ma se non c'è, magari se lo guardano registrato, quindi vale la pena di dirlo. Il problema è che l'organizzazione che abbiamo dato quest'anno
che stiamo dando quest'anno non era affatto prevedibile l'anno scorso a quest'epoca, perché il fatto che il corso divenisse obbligatorio l'abbiamo saputo in estate, anche noi, ma va bene. E quindi non ci ha permesso, diciamo così, non mi ha permesso di fare, oh, meglio, ha mandato a pallino la programmazione che io mi ero fatto all'inizio dell'anno scorso, pensando di avere un corso di un certo tipo per 2 anni, in attesa dell'arrivo dei nuovi 270. Quindi il corso è cambiato abbastanza come natura, ma il codice della segreteria studenti, 02CX, non è cambiato. Per cui gli studenti vecchi che hanno fatto un corso di natura opzionale di un certo tipo vanno a finire insieme a tutti gli altri voi che prendete il corso obbligatorio nuovo quest'anno. No? Avessero tutto un codice diverso, forse sarebbe stato più facile gestire un corso ad esaurimento e un corso nuovo in attivazione. Ma va bene, tutto si gestisce. Allora, quello che io dico a questi studenti miei ex precedenti dell'anno scorso è che hanno una possibilità di scelta. Io mantengo ancora attivo le modalità di esame precedente per un intero anno accademico. Quindi, ma rimane sul sito del corso che loro conoscono tutto il materiale dell'anno scorso e farò appelli d'esame con le modalità e col programma dell'anno scorso ancora fino a settembre 2013, quindi un anno intero di esame. Per chi avesse già frequentato o sostenuto una parte dell'esame, potrebbe essere la scelta migliore. Per chi invece non avesse frequentato, o avesse frequentato e non studiato, oppure a sua scelta, può decidere di dimenticare l'anno scorso e di, diciamo così, iscriversi, seguire quest'anno col programma nuovo e con le modalità d'esame nuove. A questo punto chi decide di farlo, diciamo così, ex novo quest'anno, ricade nelle regole precedenti, quindi a seconda del curriculum che aveva, a questo punto da 2 anni prima, obbligatoriamente va nel corso 1 oppure nel corso 2. Quindi io interagirò con questi studenti precedenti per chiedere la loro scelta da fare all'inizio del corso, non a ridosso dell'esame, e faremo un elenco, no, alla fine, alla chiusura dei carichi didattici, quindi tra 2 o 3 settimane, pubblicheremo un elenco di tutti gli studenti che ci risultano iscritti ufficialmente al corso e di ciascuno a fianco, no, metteremo corso 1, corso 2, oppure, diciamo così, esame in esaurimento del corso precedente. In modo che all'inizio del corso facciamo un po' di debugging di questa lista per vedere che tutti, diciamo, siano collocati dove pensano di esserlo, e poi si può partire. Purtroppo è un lavoro che facciamo così. Dobbiamo farlo informalmente perché ufficialmente, poiché la vostra iscrizione è nuova, nella vostra carriera non rimane questa traccia. Tutto questo per gestire 2 programmi di studio diversi, ma non totalmente diversi. No? Noi abbiamo provato a plottare in un unico diagramma di Venn gli argomenti, i macro argomenti chiaramente del corso, quindi ogni argomento, ogni voce di queste, diciamo così, a peso occupa una settimana, no? di corso, giù di lì. E vedete che ci sono alcuni argomenti diversi che sono comuni tra i 2 corsi, e alcuni argomenti che invece sono specifici dell'uno o dell'altro corso. Quindi, poi andando avanti con l'esaurimento di vari transitori, questi 2 diagrammi si compenetreranno sempre di più, ma quest'anno, grosso modo, la figura è di questo tipo. Quindi anche noi stessi terremo ciascuno il proprio corso per la maggior parte, però quando ci saranno gli argomenti in comune vedrete che ci scambieremo anche, io e Marco, le aule e le ore di docenza, quindi avrete occasione di vedere sia l'uno che l'altro nelle ore di lezione, ma questo non credo che vi spaventi, ecco, tutto sommato. Alla fine, tanto era per confermarvi che noi stiamo portando avanti questo corso in modo integrato e coordinato. Non è che Corno e Torchiano non si possono vedere e quindi decide ognuno di fare quel cacchio vuole, no? Non è così. Stiamo cercando di lavorare insieme il più possibile per avere un corso che sia soddisfacente per tutti e nello stesso tempo sia coordinato e coerente. Quindi anche poi nelle modalità d'esame ci saranno ovviamente delle differenze, ma ci sarà anche una parte in comune su questo. Quindi tutto il discorso prima non era per separare, ma è per cercare di tenere insieme. Ok, dopodiché sul dettaglio di che cosa significano queste voci, eccetera, rimando poi all'introduzione di contenuto che faremo io e lui rispettivamente in ciascuno dei corsi. Una slide ancora sul futuro,
che spero che a voi non interessi, nel senso che cosa succede dall'anno accademico 2013-2014 in poi. Allora, che cosa succede? Non lo so. Però se a regole invariate, quello che dovrà succedere è che la maggior parte degli studenti non avrà più appunto nessun corso di sistemi informativi e quindi questi due diagrammi di Venn si compenetreranno ancora di più, perché la parte sui sistemi informativi che adesso proponiamo solamente agli ex studenti di logistica dovrà essere seguita da tutti. Ma quello che interessa a voi è che noi, diciamo così, ci impegniamo, se avremo ancora il corso, l'affidamento e tutto, a mantenere le modalità d'esame relative al programma che svolgeremo quest'anno, ancora vive la modalità d'esame per un intero anno accademico ulteriore. Ok? Quindi se anche dovessimo per qualche motivo stravolgere, non ci piace, ma o modificare di nuovo il programma l'anno prossimo, voi sapete che avrete, è la promessa che vi facciamo oggi per allora, avete la possibilità di sostenere l'esame ancora per un anno, con le modalità che saranno proprie di questo anno accademico. Dopo un anno, chiaramente ci si allinea a quella che è l'ultima edizione. Dopodiché, qual sia il programma dell'anno prossimo, non lo so io, ma non interessa neanche voi. Ok, questa è l'introduzione che cerca di riassumere un pochino i nostri ragionamenti degli ultimi mesi e la soluzione a cui siamo arrivati. Adesso la domanda che vi chiedo, magari intervenendo adesso, accennando alla situazione, ma poi magari anche dettagliando la situazione via mail, rispetto alla casistica che abbiamo presentato, esistono delle situazioni individuali o di gruppo che diciamo siano critiche rispetto alle regole che abbiamo detto? C'è qualcuno che dice no, ma però per me non vale, eccolo, dimmi. Sì? Era opzionale? In quali anni? L'anno scorso? Ci saranno altri come lui? Che lui dice, l'anno in cui ho frequentato io il terzo anno di organizzazione, sistemi informativi era opzionale e quindi ho fatto il corso di qualità, giusto? Un'altra persona là dietro, siete in due. Ok. Guardate. Ok. Vabbè. Scriveteci, poi emendiamo le regole in modo da tenere conto di quello. Altri casi anomali? Non anomali, scusa. Esterni alle cose che abbiamo già visto? No. Sì? L'anticipo dell'ingegneria informatica è un'altra cosa. Sistemi informativi, c'è un sistema informativo in ingegneria informatica, vero? No, nella magistrale? Ok. Okay. No, ma non vi diamo le risposte adesso, quindi, ci pensiamo e cerchiamo di darvele in modo. 42, è la domanda che manca. Ok. Va bene, se riflettendoci vengono in mente altri dubbi, ce li fate presente così riusciamo a inquadrare la cosa bene. Ecco, l'altra cosa che vi chiedo di fare è di passare parola tra i vostri colleghi, poiché l'avviso che abbiamo mandato l'abbiamo dato attraverso il portale, quindi è arrivato direttamente a chi aveva già fatto il carico didattico entro la settimana scorsa, però visto che molte persone probabilmente non hanno ricevuto l'avviso ancora, voi li conoscete, vi conoscete, passate parola sull'organizzazione nuova, rimanderemo l'avviso, mi pare che il carico didattico finisca domani, no? Quindi nei giorni prossimi, in modo che debba in teoria arrivare a tutti, ma nel frattempo anticipate che c'è questa cosa, metteremo questa presentazione chiaramente disponibile, in modo che anche chi non ha potuto essere qui oggi per scelta o perché non ha ricevuto l'avviso, possa, diciamo così, conoscere qual è l'organizzazione del corso. Fatto questo,
se non ci sono domande, è l'ultima volta che ci vediamo insieme, perché a questo punto in avanti, chi è nel corso 1 andrà a vedere l'orario delle lezioni, appunto, della prima metà della, che, diciamo così, sul portale compare sulla prima metà dell'alfabeto, quindi fate finta di avere il cognome che comincia con A, e di fatto le prime lezioni è giovedì alle 14.30, avremo 3 ore di lezione, quindi dalle 14.30 fino alle 17.30, e poi c'è venerdì alle ore 13 come orario settimanale. In orario c'è anche il laboratorio, abbiamo 2 squadre, squadra 1 e squadra 2 al LEP, che sono al lunedì e al mercoledì, ma questa settimana non ci sono, quindi il laboratorio lo iniziamo da lunedì 8, non ve ne preoccupate. Ok, quindi chi è del corso 1 lo aspetto in aula 2 giovedì alle 14.30. Quello è l'indirizzo del sito esterno al portale, perché per comodità mia non metto il materiale sul portale, su cui trovate le varie informazioni, sia già lì ci sono ancora informazioni dell'anno scorso per quegli studenti che devono continuare col programma, e poi via via compariranno le informazioni relative a quest'anno. Per chi invece segue il corso 2, la prossima lezione è mercoledì in quest'aula a quest'ora, quindi sempre in aula 8C alle ore 13, dopodomani, mercoledì. Sì. Il laboratorio esiste in entrambi i casi, sì, inizierà, forse nel tuo caso inizia ancora più tardi. Per il corso rosso o 2, il laboratorio non ci sarà nelle prime 3 settimane, sarà poi dopo. Infatti, in orario, il mercoledì è sovrapposto al laboratorio, quindi nelle prime 3 settimane saremo in aula, faremo esercizi in aula e non in laboratorio, dopodiché invece di venire in aula il mercoledì ci sarà una squadra di laboratorio. Okay. Comunque mercoledì, per chi segue il mio corso, vi descriverò tutto in dettaglio. Sì. Sì. Allora, queste sono le prossime lezioni, cioè la prima lezione effettiva. Esatto. Poi c'è da orario, quindi nel mio corso il venerdì, tu anche il venerdì mattina, io il venerdì pomeriggio e nel corso 1 il venerdì mattina. Vi metteremo comunque sul portale la presentazione di oggi e le regole, così voi potete rivederle, chi si iscriverà a breve, chi non ha ancora fatto il carico dovrebbe visualizzarle sperabilmente prima di mercoledì. Allora, nelle prime 3 settimane ci sono le lezioni a calendario, in più al giovedì invece del laboratorio ci sarà aula 8C, quindi è in sostituzione al laboratorio, quindi per le prime 3 settimane ci saranno 3 giorni, lunedì, mercoledì e venerdì. Allora, breve riepilogo, se ricadete in uno dei due casi canonici, spero abbiate capito in che corso dovete andare.
Per gli altri vi invitiamo a contattarci mandandoci un'email, in modo che noi facciamo i nostri ragionamenti, aggiorniamo la regola e vi diamo una risposta su quale dei due corsi seguire. Quindi la maggioranza di voi credo non abbia nessun problema, quindi sia chiaro quale corso gli è stato assegnato. Per gli altri mandateci quanto prima un'email, così vi rispondiamo e vi diciamo quale dei due corsi seguire. Ovviamente entro mercoledì, altrimenti la prima lezione ve la vedete in differita. Sì, allora, sì, per chi ovviamente non rientra nei due casi, o provenite da questo Ateneo e quindi ci dite il percorso che avete seguito, eventualmente se non avete seguito il corso opzionale di sistemi informativi, che è una discriminante importante, se venite da altri Atenei ci date l'elenco degli esami che avete fatto, quindi di sistemi informativi e di informatica, così noi possiamo valutare quale dei due corsi è più appropriato. A questo punto, arrivederci alla prima lezione e grazie.